Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Tommaso Zorzi è stato duramente attaccato in diretta TV per un suo commento sulla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni. Questa mattina da Mediaset è arrivata una stoccata senza precedente all'influencer e vincitore del GF VIP che ha lasciato tutti a bocca aperta. Successivamente, il diretto interessato si è reso protagonista di un botta e risposta. Che Tommaso Zorzi sia un personaggio del web amato ed odiato nella stessa proporzione è fatto noto, ma quanto accaduto stamattina in diretta su Canale 5 ha dell'incredibile. Come di consueto, infatti, nelle prime ore del palinsesto è andato in onda Mattino 5 che ha dedicato una parte della trasmissione interamente alla politica. Come giusto che sia, in questi giorni il tema centrale è e sarà il governo di Giorgia Meloni che è salita al potere dopo le elezioni del 25 settembre. Nonostante la Meloni abbia raccolto una percentuale schiacciante di voti, la sua vittoria ha fatto scaturire un bel po' di malumore sul web, da personaggi noti e non, che in un modo o nell'altro l'hanno criticata. Questa mattina, su Canale 5 sono state mostrate alcune delle critiche ricevute dalla Meloni, tra cui quelle di Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi paragona Anna Maria Franzoni a Giorgia Meloni e scatena la diretta. Uno dei pregi di Tommaso Zorzi è di dire sempre quello che pensa, al di là del politically correct e delle conseguenti critiche. Questa mattina a Mattino 5 è stato mandato in onda un video in cui commenta la vittoria della leader di Fratelli d'Italia, sapete chi altro è donna, una madre e una cristiana? Ci pensavo ora, Anna Maria Franzoni. Quando è terminato il servizio, il giornalista non è stato affatto clemente nei confronti dell'influencer ed ha tuonato, ovviamente eviterei di commentare le frasi di Zorzi perché non sono commentabili. Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un'assassina. Perché osare, il giornalista ha asserito, siamo fuori dall'alveo della ragionevolezza e del vivere civile. A Tommaso Zorzi è arrivata subito voce di quanto accaduto e su Instagram ha commentato, o non hai capito che quello che volevo dire è che il fatto che una donna sia madre, donna cristiana non è sinonimo di nulla, o hai strumentalizzato ed in questo caso è ancora più grave. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.